Bentrovati in una nuova puntata di Chiacchiere su Canva. Come promesso, io e Adele siamo di nuovo qui per mostrarvi un'altra novità di Canva. E non è una sola però, Adele, questa volta, Sono più di vero? una, sono più di Più di una. Ciao a una. tutti. Bene, sì, perché Sì. sono veramente tante, le abbiamo messe insieme per farvi vedere come funzionano, ma soprattutto spunti didattici, che questo è un po' ciò Esatto. che ci caratterizza, no? I nostri Sapete, tutorial. sì, i nostri sono dei tutorial che in realtà sono delle suggestioni didattiche, quindi insomma potete usarli proprio per prendere ispirazione. Questa volta noi vi parleremo della parte video, animazione e della possibilità di creare dei template partendo da delle immagini, sempre grazie all'intelligenza artificiale integrata all'interno di Canva. Benissimo, Parti tu? partiamo con i video. Ah, Partiamo con i giusto, video. parto io con i video, scusate, Perché mi ma... interessa proprio questa novità, perché noi facciamo sempre dei video e sistemare, editare video e musica ci porta via tantissimo tempo. Invece, se abbiamo in mente una canzone che può rappresentare, no, il sottofondo del nostro video, la possiamo utilizzare e Canva ci aiuta ad automatizzarla all'interno del nostro video. Vediamo un po' con Adele come funziona. Esatto, io vi faccio vedere proprio questa novità all'interno di Canva che si chiama BitSync. Io ho il Canva settato nella lingua inglese, poi vi spiegherò il perché, e mi dà appunto l'indicazione di BitSync proprio per unire l'audio all'interno dei nostri video. Io non ho fatto altro che cercare per mostrarvelo un video già presente all'interno di questo enorme archivio di Canva e vi mostro come funziona aggiungere l'audio, che appunto, come diceva Marilena, è quello che ci crea sempre tanti problemi. Se noi dobbiamo mettere un tappeto sonoro, delle musiche sotto, siamo sempre lì a tagliucciare, a vedere come fare la transizione tra un'immagine e l'altra, Sincronizzare. ad abbassare magari la musica quando si sta per uscire, eccetera. Ecco, grazie a Canva noi riusciamo a risolvere in realtà tantissimi problemi. Quindi ho aperto il video, immaginate che voi qui abbiate caricato un vostro video, nella parte in basso a sinistra c'è audio. Quindi io non faccio altro che inserire uno degli audio presenti all'interno di Canva. Vedete che c'è tutta la traccia sonora che è molto più lunga rispetto al video che c'è su. Ecco, noi normalmente dovremmo andare a tagliare la parte che non serve, andare a abbassare e a fare quello che si chiama il fade in uscita, quindi tutti gli La aggiustamenti necessari. sfumatura in italiano. Esatto, e grazie Marilena che mi correggi perché io tante cose le lascio così In come sono abituata. inglese. Sì. Qui vedete però che c'è in alto BitSync. Che cosa Sync. fa? Clicco. Lo vediamo subito. Vedete che mi ha tagliato qui tutta la parte che non serve più. Se io adesso faccio play e vedete che all'interno della traccia audio ci sono queste parti un po' più basse. Nella transizione, proprio l'onda sonora, nella transizione da un'immagine all'altra va a cambiare. Quindi che Sì. cosa ha fatto? Mi ha sincronizzato la musica con il video. Come vedete, è assolutamente fluido. E c'è E stata la anche la sfumatura sfumatura la in fa uscita. automatica, sì. Quindi potete capire che ci siamo risolti un'ora di editing come minimo, Ottima, grazie proprio a questa funzionalità. Quindi, Sync ottima. Quindi quando dobbiamo versione. utilizzare questa funzionalità per editare i video, veramente, come hai detto te, ci toglie veramente tantissimo tempo di lavoro. Esatto, L'audio esatto. lo potete anche incorporare voi, quindi non siete limitati alla libreria di Canva. No, noi ovviamente per comodità abbiamo usato cose presenti già nell'archivio di Canva, ma immaginate di importare un vostro video, di importare un vostro audio e in automatico comunque vi fa tutte le sincronizzazioni.
E adesso bellissimo. vediamo un'altra Adesso delle novità. un'altra cosa che ci piace tanto, l'abbiamo sperimentata un po' anche a livello ludico, nei nostri biglietti di auguri, però la stiamo utilizzando nelle nostre attività didattiche ed è l'animazione. Come unire attività didattiche, quindi finalità didattiche con l'animazione? Ed ecco qui che arriva. Pacchettino qui che ho spacchettato qualche giorno fa, crea un'animazione. Vi faccio vedere l'anteprima, ci mette la prova automatica, c'è un'animazione e facciamo vedere il saltellare di fiore in fiore della nostra apina. Quindi basta un clic e noi con la nostra manualità disegniamo. L'aspetto didattico molto interessante, come commentavamo prima io e Adele, è la manualità di questa funzionalità, seppur automatica, però permette attraverso il nostro mouse, attraverso la nostra touch, quindi se abbiamo anche una penna, insomma, touch sul nostro. Anche una tavoletta grafica. Ho una tavoletta grafica, possiamo usare la manualità per creare l'animazione. Adesso vi faccio vedere però un'attività didattica. Immaginiamo, appena ho aperto questa funzionalità, ho detto questo per le mappe interattive, per i viaggi dei miei personaggi letterari è perfetto. Quindi io con i ragazzi organizzo sempre il viaggio di Enea, il viaggio di Ulisse, poi magari il viaggio di Dante, insomma, facciamo viaggiare tutti i nostri personaggi della letteratura italiana e lo creiamo con tanti applicativi, no? E questo ci permette di fare una cosa carinissima. Apro una presentazione vuota, carico l'immagine della peregrinazione di Enea per la sua mission, quello della fondazione appunto della città di Roma. E ho immaginato che i nostri ragazzi potessero creare quello che adesso vi faccio vedere, ovvero il viaggio di Enea nella prima parte della sua storia, ovvero fino all'arrivo a Cartagine, perché poi da Cartagine in poi c'è la svolta nella storia dell'Eneide, e poi il viaggio verso la meta, che è appunto la fondazione di Roma. Come abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato un oggetto, in questo caso una barca. Certo, questo è un veliero più che la barca, penso, di Però, Enea e dei dai, suoi ci sta. amici, però ci sta. Ho utilizzato la barca in tre tappe. Prima tappa, seconda tappa, partendo dal Tempio di Minerva e terza partendo da Cartagine verso Roma. Vi faccio vedere l'effetto e poi andremo a realizzarla insieme. Faccio presenta. Ecco che parte la barca di Enea e si ferma a Minerva. Vado avanti e prosegue il viaggio fino a Cartagine. Proseguo e la barchetta di Enea va fino alle foci del Tevere. Ecco qui che abbiamo creato un'animazione su un'attività, insomma, didattica per ricostruire quello che è il viaggio dell'eroe, in questo caso di Enea. Ma come abbiamo fatto? Facciamolo vedere in pochissimi passi, è facilissimo. Prendo la pagina bianca, vado ad inserire all'interno, ho fatto un drag and drop, insomma, dell'immagine, anche se ce l'avevo già all'interno, la vado ad adattare, adesso lo faccio molto così velocemente, la vado ad adattare alla pagina e poi mi vado a prendere tra gli elementi una barca. Ho scritto nave, tra le navi che ci si presentavano all'interno di Canva, ho scelto questo piccolo veliero. Lo posiziono sul primo punto e cliccando sull'oggetto, in questo caso la nave, vado su modifica foto. No, scusa, taglio. Vado su animazione. Animazione, mi compare la pina di prima, crea un'animazione e step adesso nostro, quindi con la nostra manualità, andiamo a tracciare il viaggio fino alla prima tappa. La Ecco, prima ci tappa. fermiamo. Ci fermiamo Esatto. al Tempio di Minerva. Ok? Stessa cosa, altra slide, quindi altra
pagina vuota, andiamo a caricare la nostra immagine. Voi potete anche duplicare, no, la stessa slide, però dovete avere l'accortezza di togliere sempre l'oggetto e di rimetterlo dove è, di rimetterlo ex novo nel nuovo punto di partenza, perché associa l'animazione a quell'oggetto e quindi non vi fa riprendere quello che c'era nella slide precedente perché va a modificare l'altra animazione. Sì, ve lo faccio vedere nell'ultima slide, perché ovviamente rimane in memoria l'animazione precedente. Adesso vado a cliccare sull'oggetto, su animazione, crea animazione e faccio un altro pezzettino di viaggio e arriviamo a Drepano, che è l'attuale Trapani. Ecco qui. Che cosa succede? Che in questo caso, se io duplicassi la pagina, come diceva Adele, cliccando sull'oggetto non ho più l'animazione perché l'è rimasta in memoria la precedente. Allora io devo togliere questa navicella, questa barchetta, prenderne un'altra e vedete che mi ricompare il pulsante animazione. Vado a creare a questo punto. Aspettate che lo posiziono sull'ultima tappa, Trapani, creo l'animazione. E vado a creare l'ultimo L'ultimo giro di Enea. step. L'ultimo step. Vabbè, siamo partiti da Trapani, ma dovevamo partire da Cartagine. Beh, insomma, questo è. Praticamente abbiamo creato tre animazioni diverse, tre passaggi diversi. Perché l'abbiamo spezzato il viaggio di Enea? Perché abbiamo voluto lentamente far vedere tutte le tappe, altrimenti, se avessimo fatto tutto il viaggio per intero sarebbe stata la barca di Enea velocissima tra un punto e l'altro. Quindi abbiamo diviso per tappe, ma anche un po' per la memorizzazione da parte dei ragazzi delle varie tappe che si vanno a delineare. Quindi anche la sosta a Cartagine è una scelta didattica per la riflessione su ciò che accade a Cartagine con Didone. Quindi diciamo che l'animazione ci permette di concretizzare quello che poi diventa un viaggio astratto per i nostri ragazzi. E un'altra cosa carina, che cliccando sulla barca possiamo andare ad orientare il percorso. Vedete? La barca si muoverà in base alla direzione che andrà a prendere. Quindi è un'attività, insomma, didattica abbastanza coinvolgente, attiva e soprattutto creativa tra l'analogico e il digitale, quindi tra il manuale Esatto. e l'automatico. Quindi Esatto. veramente una bellissima invenzione di Canva. Grazie Canva. E adesso, pensando sempre alle creazioni dei nostri studenti, c'è un ultimo pacchetto, un ultimo dei regali che ci ha fatto Canva che riguarda proprio la creazione dei template, partendo da dei media che noi andiamo ad inserire. E ve lo mostro adesso. Aggiungi allo streaming. Dunque, sempre tra le varie, nella banda delle novità di Canva, se voi passate il vostro profilo alla lingua Sì, inglese, questo è importante perché io non ce l'ho questa funzione, perché io sono fedele all'italiano. Esatto, Marilena, giustamente da docente di italiano, lei è fedele all'italiano, è coerente con se stessa. Allora, io però che Assolutamente. sono una gran curiosona, che cosa ho fatto? Ho detto, Marilena, tu tienilo in italiano Canva, io lo metto in inglese, quando arrivano le novità ce le diciamo a vicenda, proprio perché tante volte le novità arrivano prima su quello che è il profilo settato in lingua inglese. Quindi voi che cosa fate? Sul pallotto, quindi con la faccia, andate negli account settings e andate ad impostare la lingua. Qui io ho messo inglese. Quindi in questo modo voi riuscite ad avere delle novità in anteprima rispetto a quella che è la traduzione in italiano che arriva dopo. E infatti io qui ho Magic Design che Marilena nella versione italiana di Canva non ha, quindi prestate No. attenzione.
Nel Magic Design, che cosa vi dice? Vi dice che voi potete inserire tutta una serie di media, essenzialmente delle immagini, e vi propone dei template da poter usare. Quindi gli dico di provarlo. Ah, carino. Allora, per fare le copertine dei nostri video utilizziamo il Magic Design. Mi Esatto, quindi piace. cosa faccio? Inserisco un media, quindi da qua metto la mia immagine che potete anche scegliere dal vostro computer e qui c'è il media, qui gli dico che stile voglio, quindi quali sono i colori che più mi piacciono e gli dico di vedere i risultati, se voglio aggiungere delle vibe al tema, no? Quindi se vogliamo degli effetti un po' più particolari, mettiamo minimalista, questa palette di colori e iniziamo a vedere quelli che sono i risultati. Quindi la mia immagine mi genera tutta una serie di template con appunto il mio faccione, in A4, Instagram post, Facebook cover, un altro Instagram post. E poi leggo, c'è cioè headline, quindi possiamo mettere anche Esatto. i nostri slogan, no? Qui ad esempio dice try something like happy birthday, perché l'immagine appunto come template da diffondere. E io metto segui le chiacchiere su, lo aggiungo ai risultati e come vedete qui mi appare segui le chiacchiere su, segui le chiacchiere su. Quindi mi ha generato un post che io posso andare a modificare. Quindi prendo questo come post di Instagram, non faccio altro che andare a modificarlo. Quindi Con i vari qui posso testi. mettere. Posso mettere il link al canale YouTube, qui posso mettere altri riferimenti, qui ci posso aggiungere l'immagine appunto di Marilena andando a duplicare questa, e quindi vado ad aggiungere anche Bene, bene. l'immagine di Mari. E immaginate questo come attività da proporre ai ragazzi laddove noi diciamo come prodotto di creare un post Instagram, di creare un tweet partendo da un argomento che abbiamo fatto, di creare un'infografica perché vi genera gli A4, di creare un'infografica dove possono appunto creare piccoli punti su un determinato argomento. Oppure, se serve a voi stessi, creare un qualcosa di più schematico proprio all'interno della classe o un esempio da fornire. Quindi, come vedete, ci torna utile su più punti e ricordate sempre di settare tutto in inglese per poter avere questo tipo di funzionalità. Bene, quindi per utilizzarlo io mi dovrò adeguare alla lingua inglese. Per un Va bene, attimo, bene. dai, per un attimo fai Lo cambio. utilizzo Per un e attimo. poi, ok. Poi torna in Bene, no, sono italiano. veramente delle novità incredibili, però è vero, io e Adele ci dividiamo, no? Lei vede il profilo in inglese, io continuo con il profilo italiano, così ci compensiamo. E, siamo arrivati anche alla fine di questo piccolo tutorial su Canva e le sue novità. Appena usciranno altri GIF, quindi altre piccole novità, noi saremo qui a comunicarvele con le nostre piccole idee e consigli didattici. Bene, Ciao, Adele, alla salutiamo prossima! tutti. Ciao ciao!